In questi casi liberarsene diventa molto difficile e impegnativo e richiede l'aiuto di persone esperte. Ricordo nella circostanza una seduta del cerchio esseno nella quale la guida Alexander molto saggiamente ci mise in guardia contro gli eccessi di ogni tipo. Tutto è lecito e giusto sperimentare, disse, con prudenza e misura, poiché ciò arricchisce le nostre esperienze di vita. Ma quando queste cadono nell'eccesso e nell'abuso, portano inevitabilmente incontro alla sofferenza, a possibili malattie e al dolore. Questo ammonimento, apparentemente banale, non voleva ovviamente avere una valenza moralistica, dal momento che noi possiamo e dobbiamo sempre esercitare il nostro pur limitato libero arbitrio, ma piuttosto farci riflettere sulla verità che noi stessi potremmo evitare molte conseguenze dannose derivanti dalle nostre scelte. Le forme pensiero negative influenzano e dominano tutti i sentimenti, pensieri ed azioni ad esse riferibili, come ad esempio l'insensibilità e la noncuranza verso il prossimo, l'intolleranza, l'egoismo, l'orgoglio e lo smodato desiderio di possedere beni materiali e potere sugli altri, l'astio, il rancore, la gelosia e l'invidia, i risentimenti, l'ira, l'aggressività e lo spirito di vendetta. Queste forme pensiero si nutrono e si rafforzano succhiando le energie sottili da esse stesse stimolate, depauperandone i malcapitati che ne divengono vittime, i quali saranno perciò sempre più esposti ai loro attacchi. Quanto più gli individui coltivano e vivono questi stati emotivi, tanto più le relative forme pensiero si ingigantiscono, impossessandosi di quei deboli e infelici che ne sono preda. In particolare, l'ira, scatenata anche da futili e banali motivi, si impadronisce sempre più della psiche dell'individuo, fino a portarlo a compiere gesti ed azioni incontrollabili, a volte con conseguenze irreparabili. Si dice infatti comunemente che un individuo può agire in preda all'ira. In modo simile, le mitiche furie si impadroniscono di intere folle di manifestanti e di rivoltosi, scatenando gli istinti più violenti. I chiaroveggenti che sono in grado di visualizzare l'aura umana descrivono forme e colori di queste forme pensiero come veri e propri mostri di natura eterica, capaci di dominare e divorare le loro vittime.